Per me è un'avventura, un inizio di una nuova avventura molto stimolante, perché diciamo che comunque si vuole costruire, creare qualcosa di importante. Abbiamo allestito una squadra notevole, una squadra che può lottare per salire di categoria. Chiaramente il campo è sempre l'arbitro indiscusso, però ecco, l'idea è quella, l'idea di fare qualcosa di veramente bello in questa città che, come ho detto, vive e respira di basket. E chiaramente non abbandono il calcio a 5, l'ho sempre detto, perché comunque il calcio a 5 ci ha dato notorietà, ci ha fatto conoscere in tutta Italia, in tutta Europa, però ecco, affianchiamo a questa meravigliosa realtà che è l'Ital Service Calcio a 5, il Ital Service Loreto Basket. E quindi l'idea stimolante, l'idea accattivante, quella di aver costituito una polisportiva. Inizia la fase più intrigante, che è quella della preparazione, che è quella degli allenamenti, che poi ci conduce, ci guida, ci porta fino all'inizio del campionato, che è, diciamo, il momento più emozionante. No, gli obiettivi, dai, non è inutile nascondersi, la squadra è molto competitiva e quindi sarebbe quello di provare a vincere, però la formula non ci aiuta, sono 96 squadre, ne vanno su 6, quindi bisogna, oltre che avere la squadra, bisogna avere fortuna, bisogna lavorare bene, forte. Per quello secondo me la società si è attrezzata, non vuol far mancare niente ai giocatori, quindi devono solo impegnarsi, far di tutto per andare più là possibile. Allora, di Pesaresi abbiamo Broglia, che è stato il primo giocatore che abbiamo provato a prendere, perché negli ultimi campionati ha sempre vinto e quindi volevamo mettere un giocatore d'esperienza che ci aiutasse appunto a fare il meglio possibile. Sono veramente contento di essere tornato a casa dopo tanti anni che ho giocato in G vicino e meno vicino, però è stata una bella occasione così qui di tornare a Pesaro per un bel progetto, una società storica di Pesaro che ha quasi 60 anni di storia, quindi è una società veramente importante. E ho avuto la fortuna di incontrare il nuovo presidente, che sarà Pizza, con l'Ital Service, quindi un progetto di alto livello. Io sinceramente non vedo l'ora di iniziare, perché i ragazzi, chi più chi meno, li conosco un po' tutti. Secondo me la squadra sulla carta è un'ottima squadra. L'obiettivo è dichiarato, quello di provare a salire di categoria, però sarà dura perché è un campionato di livello, ci sono tante squadre attrezzate e poi sappiamo che comunque per vincere devi avere anche quel pizzico di fortuna, arrivare nei mesi decisivi, che sei in forma, che stai bene senza infortuni. Quindi sono veramente contento, non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura.